la rimessa è chiaro, c'era la stazione qui, c'era il muro, però poi qui c'era un tratto di spiaggia e c'era anche la paglia marina dove facevamo i salti mortali, e bambini, i tuffi a bagno, i tuffi, bravo, addirittura facevamo anche i tuffetti così con potenza, ma c'era la sabbia. C'era la sabbia era qui più avanti. Ma più avanti c'era la paglia marina, di fronte alle mosche, diciamo, di canalone di Giovanni, sì. Diciamo, sì. C'era la paglia, c'è sempre stata, però non in grande quantità come abbiamo visto negli ultimi anni. I lavori sono a buon punto, ci ricordiamo quando abbiamo iniziato che su dove sono io adesso c'erano banchette di Posidonia che raggiungevano anche, che superavano il metro e mezzo, adesso abbiamo raggiunto quasi la linea del piano. Il vaglio sta procedendo a ritmo serrato, come vedete abbiamo un sottovaglio che seppur adesso è scuro perché è molto umido, ma è formato principalmente dalla sabbia. Il colore scuro adesso è dato dalle fibre di Posidonia che comunque rimangono, ma se vediamo quei cumuli là, i primi cumuli vagliati sono ancora molto più chiari, mentre il sopravaglio, che è quello di là, consiste nella foglia. La foglia la porteremo in un impianto che si trova a Porto Sant'Elena, dove verrà sottoposta a un processo di lavaggio per poi essere riutilizzata come compostaggio in altri processi produttivi.